siccome perché noio, Rosy, che t'acchiappo de faccia. Ma da quant'è, da quant'è che stanno a fare questo sgombro qua? È un mese che stiamo a lottare, ancora non si sono decisi di lasciar perdere. Ma quanto costa uno sgombro del genere? Ci hai fatto sai quante case popolari? A pagare tutti quanti che stanno a venire. Capito? Capito? Facessero le cose come Cristo Cavanna, no? Che pensano solo a fregasse lì sopra. Facessero il Mose, la TAV, ma che cazzo serve? Per arrivare a 14 minuti prima, do cazzo passa la TAV a Torino, a Valle Susa, paga che? Che? Per 14 minuti! 100 milioni a chilometro! I cantieri fermi, i soldi stanziati, migliaia! E sapeve cose! Non è che dormivo da capo! Ci hanno fatto con 100 milioni! Dormivo da piedi! E da capo ce ne famo dormire i figli disoccupati! Perché si dormono te ne mezza! L'Espo! Tutti i soldi che si sono già mangiati, manco l'hanno pito. Ma adesso, Renzi, oltretutto, che ha avuto questo gran culo di 60 miliardi, di 60 miliardi al mese, anziché dare alle banche, che faccia 3-4 milioni di case. Ecco come si sviluppa il lavoro, l'economia italiana. Non come pensa lui che fa il dittatore. Renzi, se l'hanno ammazzato, non è troppo giovane, ha 40 anni, un po' capire la vita che cos'è. Ci vuole qualcuno che capisce, questo è un dittatore. Posso chiedere che cosa ha fatto Renzi alle case popolari? Eccolo che sono, non ha fatto niente, assolutamente nulla, sta facendo gli sfratti. E lei ci ha fatto, passa lui, è lui che dovrebbe, il Marino vuole, Marino si vergogna. Lo dico io quello che ha fatto. Ma c'è vergogna, scusa, non c'è vergogna. Vuoi sapere quello che ha fatto? Vuoi sapere quello che ha fatto? Quindi mette all'asta le case popolari, per darle all'amico suo che fa il costruttore, che fa il palazzinaro, che è uno dei suoi finanziatori della campagna elettorale. È quello che in televisione, quando quelli di Iene gli andavano dietro per farsi dare una risposta, si è rifiutato di rispondergli. Ecco che ci fanno che le case popolari, ma mica è colpa degli egiziani questo. No, per carità, io ce l'ho con gli egiziani, io bene, per cui gli egiziani non c'entrano niente. Io sono 10 giorni che sono entrato in Egitto. Sono Egitto. Poi abbiamo qui Davide. Allora che sta succedendo? È che mo te vergogna, mo vedi la telecamera se vergogna. Oh. Vabbè, ce lo dice lui, dai. Siamo qua in questa protesta. Il sole sta di qua. Allora ci giriamo. Certo. Questa protesta, diciamo, per questo sfratto che non ci soddisfa, perché non c'è una programmazione, non c'è una pianificazione, quindi fare questi interventi spot che creano solamente tensione per noi è un grande errore. Mo, perché uno non è che sa te prende con l'egiziano, che giustamente, che c'entra l'egiziano, uno sa te prende con chi ha dato l'ordine, non l'ha dato prima loro, perché hanno detto che sono 8 anni che sta qua sta signora, no? Beh, apposta, dico, 8 anni, secondo me si può andare a vedere caso per caso, fare un nuovo patto con tutti i cittadini che hanno delle situazioni irregolari per vedere se sono in grado di regolarizzarle. Io penso che questo è il primo obiettivo, non è metterli per strada. Oggi questa signora andrà per strada, che cosa bisogna dargli? L'assistenza alloggiativa? Che poi giustamente se vai occuperà, occuperà un'altra no, casa. No, vai in un residence che noi stessi cittadini paghiamo. Là non è meglio andare a vedere dove si possono fare delle regolarizzazioni delle sanatorie? Piuttosto che fare interventi così, secondo me sì. È stato firmato il decreto Lupi e che la Lega è d'accordo agli sgomberi. Guardiamo Milano, guardiamo quello che succede dagli altri parchi. No, prendiamo in giro i cittadini. I cittadini sono stanchi delle prese in giro. Voi avete firmato gli sgomberi e lo state facendo, lo portate avanti con la legge Lupi. All'opposizione e la maggioranza camminate a braccetto, siete sempre stati a braccetto. Lega, PD, tutti, non ci scappa nessuno. La verità, no le barzellette, blocchiamo gli sgomberi. La cosa è bloccata quel dì, gli sgomberi, invece di firmare le leggi lupi. C'è qualche uno che ti avrebbe detto lì davanti. Andiamo, se ragazzi è qua, fai il rentabilità. Dai, ricordi? Dai. Chi deve parlare? Ma che cazzo?
Sergogna, vabbè, dimmi qualcosa di te. E che te lo dico, queste sono sempre le solite cose che dicono, no? È sempre un schifo di qua, di stecate, che... tanto cose risale, da punto di sapute qui. Ecco, dai, fai allora, non mi pregare. Mi serve una donna che fa... Dai, chi dice? Che ti motivo? Dai, ho parlato. Vai, Barbara. Vada, Barbara, che dai? Che ti motivo? Dai, è uno schifo, ci stanno a levare a casa. Ci stanno a levare tutto, i diritti, tutto, siamo stati. La dignità pure. Vedi, Barbara, tu. Vai, Niki. Basta, vogliamo i nostri diritti. Se ne devono andare tutti dal Parlamento, ci voglio andare al Parlamento. Nel mento mio parla, per quello che mi è rimasto. Pure, dici, pure il mio parla, parla bene. Signor Rossi, quando lo tiri fuori l'avvocato che voleva sputare dentro un occhio al giornalista perché l'ha attanato? Tramite Giletti, che Giletti sta rischiando la vita a fare quello che sta facendo con l'Arena, ci sta mettendo veramente la faccia. Siete tutti incriminati. No, la faccia come ha detto che ci avrebbe messo lui, il signor Rossi, direttore generale dell'Atel. Prima si chiamavano presidenti, ma hanno cambiato il nome. Ma tanto, ammazza, ha voglia che cambia la musica, i suonatori sono sempre gli stessi, a belli. Il popolo al governo, ci vuole il popolo. Vabbè, ci stanno i 5 Stelle, no? Certo, certo. Ciao Di Maio, amore mio. Ciao Taverna, amore mio. Certo, sono l'unici che ci mette nella faccia. Saluta pure Di Battista. Di Battista, Alessandro, capirai. Coppia a quel assessore che si è messo già antimanganello. Io te la vedi, io la vedi, che non c'è un cenello. Era quello carino che ha la telina a mano. Non ce n'è uno che c'ha. Oddio. Non ce n'è uno che c'ha. Aveva questi. Guardalo. Stanno a fare tutte. È vero che già si è pronto antiguerra. Guardalo. Quanto sta carino! Guarda, loro senza cellerini, va, solo lui, guarda. Vabbè, ma i cellerini c'hanno i manganelli. No, lui l'ispettore, quello è il capo. Vabbè, dico, c'hanno i manganelli. Sì, ma non ce l'hanno loro, ce l'ha solo lui, oh. Solo lui ce l'ha. C'è il casco, va, sta pronto. Ma pauroso! Leva del casco, va, che qui non me la nessuno! E il casco! Perché c'hanno le donne sole che hanno utilizzato. Guarda che si è qui sotto. Ma niente, sei mascherato! Vabbè, nichigiusino.it